Oh. Voilà! Ecco, adesso dobbiamo costruire il mozzo che andrà poi inserito qua dentro e fermato lì dentro, che a sua volta all'interno ci andrà un perno con che regge poi i vari ingranaggi, via. Dovrà passarci questo tubo, questo tondo rettificato. Perfetto. Adesso qui ci andiamo a mettere due bronzine alle estremità, così facciamo una cosa precisa. Ottimo. Adesso mettiamo su la barra di bronzo, così cercando di cavare due bronzine, cercando di consumarne poco perché ormai il bronzo costa come l'oro praticamente. Adesso abbiamo fatto solo un preforo, perché il foro preciso lo facciamo quando è montato sul canotto. Andiamo a provare se entra. È molto preciso, Però se entrasse, poi si fa il posto, poco alla volta. È già entrato anche di là. Siamo perfetti, siamo. Un po' rigidino, ma adesso magari. Perfetto, così bello liscio. Adesso dobbiamo tornire la parte esterna, va bene meglio, con l'ausilio della contropunta sempre. Per fare questo ci mettiamo su un inserto con la rasatura un po' più grossa, in 0,8, e così dovrebbe fare un po' meno righe, dovrebbe venire un po' più liscia la tornitura.
proviamo. È il suo. Zero gioco. Ed è il suo. Molto bene. Ecco, facciamo la prima prova. Questo è il pezzo che girerà. Per adesso lo mettiamo così. Ok. Questo qui è il pezzo che andrà. Il mostro che andrà qui, messo così, più o meno, dopo da sotto subito lo blocchiamo. Questo invece sarà il pezzo che ruota. Adesso dobbiamo fare un attacco con due cuscinette da mettere qua, con due cuscinette molto sottili, che tanto qui non forzano, che mandando avanti questo perno qui, faccio andare avanti quest'altro grosso, però lo lascio libero di girare. Devo solo mandarlo avanti, lasciandolo girare su se stesso. Andiamo a farlo, facciamo prima la scelta del cuscinetto e poi facciamo il blocco da collegarci qui attorno. Adesso con questo spezzone dobbiamo fare una scelta dei cuscinetti, che dobbiamo fare questo solo un grezzo, dobbiamo dopo rifinirlo, che andrà messa qui, che prenderà questi due cuscinetti, due o tre, adesso devo vedere se ne metto due o se ne metto tre, e che poi da qui gli va saldato un pezzo di spezzone di ferro che va a collegarsi a quest'altro stantuffo, che penso di farlo con questo, Ecco, adesso abbiamo pronto il piastrino qua. Adesso ha una battuta buona, quindi possiamo fidarci un po' di più. Adesso ci facciamo un po' di goletta qua, poi lo saldiamo. La prima volta saldato andiamo a spianare tutti insieme, così diventa tutto perfettamente allineato. Diventa. Ecco, adesso l'abbiamo saldato, l'abbiamo, adesso andiamo, lo tronchiamo, poi andiamo a spianarlo perfettamente. Ottimo, alla fine ne abbiamo messi tre perché così è un po' più robusto, perché questi cuscinetti sono molto deboli, anche se devono compiere un lavoro molto molto leggero, però è meglio tre, meglio stare sul sicuro, meglio abbondare che difficile. Adesso ci mettiamo sul seggiere, ci mettiamo e buona lì. Lì, a posto. Ecco, questo pezzo l'abbiamo finito, questo è il trainatore di questo perno, ci sono tre cuscinetti, abbiamo andato su questa barra di 25 calibrata, rettificata, va così praticamente, quel pezzo qui è isolato, quindi ha il suo spazio per poter andare nel posto dove vuole lui praticamente. Ecco, la distanza ce la fa automaticamente lui, ce la fa in base all'altra barra, qui ci va il suo bullone di 10, questo va così, adesso gli dà una stentina così a mano, gli diamo, ecco,
e questo qui diventerà quello che fa andare avanti e indietro lo stantuffo. Adesso lo stantuffo qui andrà pinzato con due seggere, uno di qua e uno di là, e così andando avanti manda avanti lo stelo principale, però lo lascia girare, lo lascia. Il nocciolo è quello lì, lui deve trascinare questo stelo lasciandolo girare come l'ingranaggio elicoidale praticamente. Ok, abbiamo già messo anche il seiser, così questa testina qui è bloccata praticamente, può girare ma non può andare né avanti né indietro. Ecco, abbiamo messo su l'asta, adesso girando praticamente manda avanti questo meccanismo, manda avanti, abbiamo 7 cm di cursore che poi non servono perché ne userò, sia no, 4, 40 mm userò. Così praticamente va avanti e indietro, però lascia questo libero di girare. Ecco, adesso andiamo a troncare questo perno, gli lasciamo una corsa di 5 cm praticamente, gli lasciamo. Ecco, adesso dobbiamo, con questo tubo a spessore, ne tagliamo via una fettina, tagliamo via i 4-5 cm da attaccare qua, che va a prendere qui, che poi ci va attaccato il copiatore degli ingranaggi e anche il supporto del volantino. Fatto il manicotto con già la base spianata, così ci posso mettere sotto una piatta per reggere il volantino, e dall'altra parte adesso che viene così bene, dall'altra parte, e l'altra parte ci va un perno che ci va poi fissato un copiatore di dente. Abbiamo già fatto la mezzaluna qui, che si copre perfettamente questo tondo. Adesso andiamo a saldarlo cercando di rovinarlo il meno possibile, e poi dopo col tornio lo centriamo alla perfezione. Ecco, l'abbiamo centrato alla bene meglio, tanto per avere
adesso gli diamo dopo il tour di saldatura, poi dopo andiamo poi a centrarlo alla perfezione. Adesso l'abbiamo puntato, l'abbiamo. Adesso andiamo a saldarlo sul morso, via. Abbiamo già fatto il supporto del copiatore, ecco, ho fatto tre bicchierini che servono per fissare la bandiera copiatrice. Adesso devo trovare il modo per riuscire a saldare questo qua in un modo che sia sicuramente centrato e non più o meno. Ci farò penso una gola, così mi aiuta a trovare il centro. Sede anche della banderuola, questa va così, che va di là 3 mm, perché poi ci viene un'incisione qua, e anche quest'altra qui, che questa qui deve andare in diagonale. Adesso andiamo a farci una gola qui che deve scorrere con quest'altro trafilato qui, deve scorrere alla perfezione da poter alzare e abbassare il copiatore. Adesso facciamo un mezzo incastro che deve appoggiarsi bene questo trafilato, che è un 40, tanto per dargli la guida, e cominciamo. Pestrino è quasi finito, questo qua. Ok, precisissimo, un gioco praticamente. Okay. Andiamo a fare l'altro. Ecco, abbiamo finito i supportini, uno esterno e uno interno. Dentro qui ci vanno questi cursori, che sono poi i copiatori. Adesso ci facciamo un asola da poter scorrere da qui fino qui, diciamo. Ci facciamo un asola interna e a farla. Ok, abbiamo già fatto la gola di scorrimento, l'abbiamo già fatto. Adesso ci facciamo un po' di svasatura esterna, ci facciamo. Adesso dobbiamo dare una forma consona alla punta di questo copiatore e usiamo questa qui, che è bruttina ma ha l'inclinazione giusta, che per fare quel lavoro lì, insomma.
abbiamo una fresatura con corde, così dovrebbe venire liscia. Ecco, questo è il copiatore del modulo 2 praticamente. Adesso ne facciamo così, questo può correre e rimane in guida, perfetto, rimane. Adesso ne facciamo altri due, uno per i moduli più piccoli e addirittura uno lo facciamo angolato per... Adesso andiamo a saldare fisicamente i pezzi, avendo la sua sede bassa perfettamente il tondo, quindi rimane perfettamente allineato e sono certi che va a buon fine, via. E cominciamo a saldare. Ecco, adesso l'abbiamo saldato e possiamo andare avanti. Allora, dalla parte dove ci va il raccordo, l'ingranaggio da copiare, che chiaramente il buco è già fatto, e ci mettiamo questa vite che abbiamo già tornito qua centrato alla perfezione, così prende sia il 12 che tanto per dire questo con 17, ecco, dovrebbe autocentrarlo, perché tanto lo sforzo è minimo, diciamo, e anche questo qui che è un 20 lo centra alla perfezione. Questo che l'abbiamo già lavorato, che non incide sulla dentatura, non incide praticamente, ci rimane un piccolo spazio. Dalla parte di qua invece, dove invece il fissaggio vorrà molto robusto, ci facciamo con questo bullone grosso qua, ci facciamo un perno di 12, perché noi gli ingranaggi li facciamo tutti col perforo di 12, poi l'allarghiamo dopo quando ha lavoro finito, diciamo. Ecco, così prende sia il grande che il piccolo, insomma. Buono. E abbiamo finito il supporto della staffa, ci siamo ancorati qui e sotto qui. Ecco, questo diventerà così, diventerà a sua volta un supporto per il perno di traino, che dopo qui ci va poi il volantino. Adesso qui ci metteremo un nottolino di bronzo che è da poter permettere la rotazione.
In mezzo alle sanfrusaglie, che non sapevo neanche di avere, ho trovato questa testina con la bronzina snodabile, e praticamente è già fatta, se la metto qui, ci facciamo un bel forno e mettere qua, è già fatta. Ecco, abbiamo già messo la testina, adesso ci rimane che tagliare questo perno, e metterci un segger di fermo e la chiavetta per il volantino. E abbiamo già fatto il filetto. Adesso ci facciamo la sede della chiavetta. Che... Abbiamo già fatto la mini chiavetta anche, che era più lunga, solo accorciata, ecco. La mettiamo qui così. Il volantino va alla sua sede. Ok, un po' qui ci va il suo dado. Ottimo. Ecco, questo adesso va dentro, si centra qui nel giunto. Qui l'ho tenuto un po' più lungo perché il giunto non è mai fermo su se stesso, ma ha sempre delle oscillazioni in base al giro dove si trova. Ecco. Perfetto. Il dispositivo praticamente è terminato, manca solo un po' di vernice qui nelle parti dove è stato saldato, che non sono belle da vedere, e poi andiamo a provarlo sul campo, praticamente sul tornio. E però ve lo ripropongo a un prossimo video, perché altrimenti diventerebbe troppo lungo. E niente, adesso io vi metto qui in alto la finestrella del prossimo video, che ve lo consiglio perché è veramente interessante questo articolo. Ci vediamo di là.